Consigliere Giampietro, 70.000 mascherine a disposizione dei cittadini di Pescara, bisognerà prenotarsi sul sito internet del comune, secondo voi però ci saranno problemi e discriminazioni? Intanto che ci siano queste mascherine è una cosa molto buona e positiva ed è una nostra precisa richiesta. Il punto è che il comune di Pescara, anziché prendere spunto dalle centinaia di comuni che già hanno completato la distribuzione di queste mascherine o senza chiedere un consiglio alle opposizioni che appunto avrebbero potuto semplicemente dare appunto qualche consiglio, ha scelto una procedura assolutamente chiusa, perché intanto ieri, quando si è aperta la procedura per queste richieste, era obbligatorio chiedere, scrivere addirittura l'indirizzo email sul sito del comune, e ovviamente molti over 70 ad esempio non hanno l'indirizzo email, o se ce lo hanno i figli probabilmente, quindi già questo ha creato enormi problemi. Poi c'è un altro aspetto che contestiamo: non sappiamo quali sono i criteri che verranno scelti per decidere chi le prenderà e chi non le prenderà, perché c'è un dato di fatto che sono 70.000 programmate, oggi sono 40.000, ma altre 30.000 dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma i pescherini sono quasi il doppio, quindi nei fatti probabilmente molte persone non le prenderanno, e manca un criterio di solidarietà e di priorità nella scelta di chi dovrebbe prendere queste mascherine e non altri. Su molte altre vicende c'è stata una condivisione tra maggioranza, opposizione, anche in maniera informale, che ha creato anche dei buoni risultati. In questo caso probabilmente qualcuno si è sentito, come dire, Superman, ha provato a fare da solo senza neanche vedere cosa hanno fatto i comuni limitrofi, probabilmente ha fatto più di qualche errore in questa vicenda, e crediamo che in questa vicenda ci sia ancora il tempo di correggere il tiro, di cambiarlo rapidamente, perché su queste cose non si può scherzare neanche un minuto.